scritture di apertura esercizio. Queste operazioni ti permettono di riportare i saldi di inizio anno. La prima operazione che devi fare è creare gli esercizi contabili, quello in corso e quello precedente, nel nostro esempio 2016-2017. Clicca su Nuovo esercizio contabile che trovi in Impostazioni contabilità. Per creare la registrazione di apertura, clicca su Contabilità Nuova registrazione. Crea la registrazione di apertura inserendo come data il 31 dicembre del periodo precedente a quello in corso, nel nostro esempio 31/12/2016. Inserisci tutti i saldi conto, compresi crediti verso clienti e debiti verso fornitori. Salva e contabilizza la registrazione. Distribuisci il saldo dei crediti verso clienti e debiti verso fornitori, assegnando ad ogni cliente e fornitore l'importo della rata ancora da incassare o pagare. Per i crediti, crea una fattura di vendita da Vendite, Registrazione e Fatture, cliccando su Nuova registrazione. Cerca il cliente dall'anagrafica, se non è presente puoi crearlo. Inserisci 0 come numero fattura e 31/12/2016 come data di registrazione. Distribuisci le rate da incassare. Inserisci come contropartita il conto utilizzato nella registrazione di apertura. Salva la registrazione e rendila definitiva contabilizzandola. Per i debiti, crea una nuova fattura di acquisto dal menu Acquisti Nuova registrazione. Cerca il fornitore dall'anagrafica. Se non è presente, puoi crearlo. Inserisci 0 come numero fattura e 31/12/2016 come data di registrazione. Inserisci come contropartita il conto utilizzato nella registrazione di apertura. Salva la registrazione e rendila definitiva contabilizzandola. Ed infine, effettua l'operazione di chiusura di esercizio da Impostazioni, Contabilità, Esercizi contabili, selezionando il tasto Chiudi dalla riga del periodo da chiudere, nel nostro esempio 2016. Reviso effettuerà le registrazioni di apertura del periodo in automatico. Reviso, semplice, intuitivo ed in cloud.